Grazie Roberto, grazie dell'opportunità. Mi ha aperto un po' la strada già Claudio con il concetto di openness. Parliamo di cloud, di G-Cloud, cioè di Government Cloud. C'è una definizione di cloud computing, fondamentalmente tutto ciò che è non locale ma è sulla rete, quindi che sia un disco, che sia un applicativo, che sia un'infrastruttura, tutto ciò quindi che può essere utilizzato e richiesto come strumento tecnologico, ma non è locale sul nostro computer. E qui mi fa venire in mente quello che diceva Carlo all'inizio quando parlava di uscire dalla palazzocentricità, no? E questo è esattamente quello che ci offre il cloud computing, perché con il cloud non usciamo veramente anche dalla nazione spesso, con tutto quello che può implicare. Che cosa dicono gli analisti sul cloud? Come vedete, a parte McKinsey che dice che può essere economicamente vantaggioso soltanto per le piccole aziende, tutti gli altri parlano con grande passione dello sviluppo del cloud nei prossimi anni. Forrester, questo è l'esempio più chiaro, quando parla di PaaS, che sta per Platform as a Service, oppure di integrazione cloud-based, oppure di Infrastructure as a Service. Come vedete, la crescita è rilevante. Una piccola chiosa sull'openness, che è un concetto che è fondamentale per tutte le tipologie di attori, di stakeholders, sia che siano gli utenti, perché gli utenti devono poter controllare i propri dati anche quando sono sul cloud, devono poterli avere indietro quando gli servono. Le imprese che sono orientate al cloud, quindi questo abbiamo detto lato utente, le imprese orientate al cloud beneficiano sicuramente dell'openness, quindi dell'apertura, perché le persone, i clienti, quindi in questo senso, si sentono più sicuri quando hanno il controllo sulle informazioni, sui dati, soprattutto quando non sono, come viene definito, locked in, cioè quando non sono chiusi e obbligati a utilizzare quel fornitore nel tempo. La pubblica amministrazione giustamente è spaventata dal locked in, ovvero dal rischio di essere ricattabile da un fornitore, perché se io non riesco a scappare, ad andare via, a cambiare fornitore, questo mi preoccupa, sia che sia una soluzione cloud che non, ma questo era giusto per darvi le basi, i concetti dell'openness anche nella pubblica amministrazione. E la pubblica amministrazione ha bisogno dell'openness di cui ci parlava Claudio, quindi di open data di sicuro, ma anche di open standard, di open format e di open source software. È chiaro che è essenziale che questa cosa venga definita con strategie, non può essere fatta così senza lavorarci su, e in particolare nella pubblica amministrazione io ritengo che si possa fruire meglio delle soluzioni cloud adottando private cloud o community cloud. Ci sono aspetti tecnici di interoperabilità, si parla almeno a livello europeo con molta forza, non soltanto con questo governo, ma anche con quello precedente, ma sicuramente la commissaria Neelie Kroes sottolinea il concetto di interoperabilità tra amministrazioni con gran forza, ed è essenziale ovviamente che questo succeda anche sul cloud, utilizzando tecnologie cloud. Le tecnologie devono essere più neutre possibile, ovviamente, perché la neutralità della tecnologia garantisce livelli più profondi di interoperabilità e una transizione da una soluzione a un'altra più semplice e spesso anche più economica. Per fare questo abbiamo bisogno di adottare soluzioni open, che siano appunto gli open standard, come sono definiti peraltro da moltissimi strumenti, diciamo come l'ISO, associazioni che sono apposta per definirli, o formati aperti o software aperto, o open web, cioè implementazioni dell'apertura di quello che abbiamo detto finora in soluzioni web e anche ovviamente a livello normativo. L'implementazione si può fare in maniera veramente molto semplice. Sono sufficienti, a mio avviso, tre bottoni, tre.
import, export e delete. Io devo poter utilizzare, solo su una piattaforma, su Facebook per esempio, come diceva Claudio prima, una pubblica amministrazione che ha messo quindi molti dei propri dati su una piattaforma pubblica, deve poter importare su questa piattaforma i propri dati. Il giorno in cui volesse cambiare fornitore, ovviamente deve poter anche esportare i propri dati nella nuova, ma soprattutto, in parte abbiamo quello che si chiama diritto all'oblio, ma non è sufficiente, dobbiamo poter cancellare i nostri dati, possibilmente senza costi, senza sforzi specifici, e senza nemmeno dover acquisire un computer più forte, più potente. Ovviamente la banda larga è per questo una precondizione. I media convergono, ce ne parlava ancora una volta Claudio quando parlava di computer, ma anche smartphone o quant'altro. Ed è importante anche su questo che ci si muova verso la standardizzazione che ci permetta un controllo più facile dei dati. Quali sono gli aspetti economici? Prima di tutto l'openness favorisce un mercato aperto, un mercato libero e quindi la competizione. La competizione aumenta e migliora la qualità, l'assenza o comunque la diminuzione del lock-in aumenta la fiducia da parte del cliente e quindi anche una fidelizzazione per quanto riguarda il rapporto con il suo fornitore. I clienti non si sentono in trappola, quindi anche l'utente pubblica amministrazione non si sente in trappola e di conseguenza è disposta più facilmente ad accettare nuove soluzioni dal proprio fornitore. La riduzione dei costi di transizione e anche la trasparenza sono ovviamente uno strumento che possono favorire l'adozione del cloud computing e la pubblica amministrazione che adotta soluzioni in cloud, quindi sulla rete, può offrire opportunità di business anche alle imprese locali, che in parte è uno dei ruoli della pubblica amministrazione. Quali sono gli vantaggi del cloud computing? Il primo più evidente è l'economia di scala. Immaginatevi una regione che ha 10 province e 400-500 comuni, se potesse almeno a livello di infrastruttura centralizzare in 2-3 posti diversi per ridondanza, per sicurezza e quant'altro i server che gestiscono i dati di quella regione, delle province, dei comuni della regione. Sicuramente appunto un'economia di scala in termini di acquisto software, di acquisto hardware e di manutenzione. Quindi si spende meno, si paga per quanto si utilizza, come siamo ora abituati a fare con l'elettricità o col telefono. Noi non è che paghiamo il telefono in quanto tale, paghiamo il telefono in funzione di quanto lo utilizziamo. Anche le soluzioni cloud ci permetterebbero di fare esattamente in questi termini. Quindi immaginate quante volte in una pubblica amministrazione un server viene sottoutilizzato. Se fosse il pagamento venisse attuato soltanto in funzione di quanto viene utilizzato, probabilmente si risparmierebbe anche la scalabilità, la flessibilità, l'efficienza, la continuità, quella che viene chiamata business continuity, che anche nel nuovo codice dell'amministrazione digitale viene richiesta con forza, quindi la continuità dei dati nel tempo, la possibilità di poterli leggere, di poterci lavorare su da qui all'eternità, in teoria, perché sono dati pubblici. L'interoperabilità, abbiamo detto, una capacità di memorizzazione molto più ampia e l'indipendenza dall'hardware, sia locale e dal software ovviamente. Altri vantaggi, l'accesso è delocalizzato, ovunque io sia non ho bisogno, chiunque di voi utilizza, non so, Dropbox o Gmail, non è essenziale avere il proprio computer ed essere fisicamente in quella stanza, ovunque sia nel mondo, purché abbia accesso alla rete, può utilizzare quindi in maniera delocalizzata le proprie informazioni, i propri servizi che gli servono. Aumentare la competitività con le piccole e medie imprese, avere una governance della pubblica amministrazione più uniforme, con livelli di sicurezza maggiori, perché ovviamente più ci disperdiamo in mille rivoli e più i mille rivoli sono difficili da controllare. Se nella regione di cui parlavo prima ci sono soltanto 3 centri, sono solo 3 i centri su cui vanno garantiti strumenti e sicurezza, anziché i 500 dei 500 comuni che dicevamo.
la possibilità di scambio di dati tra amministrazioni più facile e anche il recupero dei dati e delle informazioni anche in caso di emergenza. La commissaria europea, che è vicepresidente Nelly Kroes e anche responsabile della Digital Agenda, parlando specificamente di cloud computing, dichiara quanto segue, cioè gli utenti devono poter cambiare il loro fornitore cloud con la stessa velocità, la stessa facilità e la stessa economicità con cui oggi si cambia un fornitore di telefonia mobile. Se vi ricordate, all'inizio era un po' complesso, in effetti anche parecchio costoso. Se uno partiva con un fornitore era complicato e costoso passare a un nuovo fornitore di telefonia. Adesso nella maggior parte dei paesi europei è un po' più facile, un po' più economico. La commissaria Kroes, quello che sottolinea è essenziale che la stessa cosa si possa fare anche con le soluzioni di cloud computing. Dal punto di vista normativo, quindi qual è il legal framework, quali sono le problematiche a cui andiamo incontro? Intanto chi detiene i dati? Noi, pubblica amministrazione in particolare, perché ripeto, il singolo cittadino o il privato nel rapporto col cloud può fare più o meno quello che crede. Io utilizzo Gmail, se domani Google venisse da me e mi dicesse per avere la tua casella di posta elettronica mi devi dare 500.000 euro, posso dirgli no grazie e ho finito lì. Se sono una pubblica amministrazione, ho investito le mie energie, le mie risorse in quella direzione, può diventare problematico e posso diventare ricattabile. Questo ovviamente una pubblica amministrazione non se lo deve poter permettere. Quindi chi detiene i dati? Ovviamente la privacy, perché ancora una volta, se io ce li ho sul mio computer, ce li ho bloccati, crittografati e il computer me lo tengo in tasca, sono dati che detengo solo io, sono sul cloud. Se chiedete a Google di qui sopra di dirvi dove sono le vostre mail, vi risponderà che non lo sanno, perché la stessa singola mail può essere un pezzettino in un server, un pezzettino in un altro server, probabilmente in due paesi diversi. Non solo in due paesi diversi, ma non in Europa nemmeno. E anche su questo la Commissione europea sta lavorando, proprio perché almeno a livello di giurisdizione, che è il penultimo punto che segnalavo, con chi me la prendo, chi scrivo nel mio contratto, quando scrivo normalmente qual è il foro competente, normalmente si mette il foro competente dell'ente, ma l'azienda, che è un'azienda che ha le sue soluzioni dall'altra parte dell'oceano e soprattutto i suoi server più o meno ovunque nel mondo, può essere complesso che decidere da che parte, come firmare, sotto quale giurisdizione io lavoro. La responsabilità in caso di perdere i dati, di chi è, la sicurezza ovviamente dei dati, la difficoltà del switch, della transizione da un provider, da un fornitore a un altro e tutta la parte che riguarda la protezione del copyright. È successo per esempio che in Danimarca, a richiesta del comune di Odense, che è un comune dell'isola centrale, diciamo, della Danimarca, della Fionia, di adottare soluzioni cloud, il Dipartimento della Protezione dei Dati gli ha risposto no, non farlo. Perché? Perché non sei sufficientemente compatibile con le raccomandazioni di ENISA, che è la rete per la sicurezza, l'Agenzia Europea per la Sicurezza dei Dati. Dice attenzione, verificate che di essere compatibili con quelle raccomandazioni e a quel punto forse vi diremo di sì. Quindi c'è sicuramente il problema. Esiste. Altre raccomandazioni dal punto di vista normativo è che le tecnologie e la neutralità devono andare a braccetto, ci deve essere una protezione dei dati legali, i dati non devono poter essere ricercati, tantomeno violati, da una qualunque autorità senza una ragionevole giustificazione, un permesso legale. Non devono essere usati da un utente non identificato, senza una precedente un permesso. Gli utenti devono poter sapere dove sono fisicamente i loro dati e con quali tecnologie vengono gestiti. Il fornitore deve dichiarare qual è il proprio business model in maniera trasparente.
deve essere garantita la portabilità e l'interoperabilità, i famosi tre tasti che vi dicevo prima, import, export e delete, e la possibilità di cambiare velocemente ed economicamente il fornitore. Ancora formati aperti, open standard, che dovrebbero essere rinforzati anche dal punto di vista normativo. Tutte le barriere tecnologiche, il digital divide di cui c'è stato detto anche prima, devono essere ridotte, non soltanto come rete ovviamente, ma anche tutte le difficoltà di accesso che possono essere socio-economico-culturali e quant'altro. I termini di utilizzo e quelli che vengono chiamati SLA, quindi l'accordo tra chi compra e chi acquisisce, devono essere esplicitati ed essere trasparentemente dichiarati. Che cosa succede nel caso in cui il provider fallisca? Anche questo va codificato e definito prima, a monte, possibilmente nel contratto, nel momento in cui si decide di adottare una soluzione cloud. E ovviamente anche il fornitore stesso deve essere protetto legalmente da un utilizzo, chiamiamolo sbagliato, comunque ingiustificato, di dati da parte dell'utente, nel senso che se l'utente comincia a caricare montagne di dati, gigabyte di dati, e lo fa in maniera forzata, rischia di far crollare il server del fornitore. La Commissione europea poi deve definire regole e politiche che vengano che garantiscano l'evoluzione del rapporto con le tecnologie. Ovviamente anche la standardizzazione deve trovare una sua strada flessibile. Tutto ciò che vi ho detto finora è in parte ovviamente anche mia opinione, ma è nata da un gruppo di lavoro della Commissione europea specifico sul cloud computing nella pubblica amministrazione. Quindi è mio, ma non solo. Se proprio dovessimo definire in pochissime parole che cosa la pubblica amministrazione dovrebbe chiedersi quando e se adottare una soluzione cloud o meno, è: primo, che cosa compro? Compro servizi, compro software, compro hardware, compro infrastruttura, pago per quello che utilizzo e quindi che cosa metto a bilancio? Perché questo purtroppo c'è anche un problema normativo, mentre per l'elettricità è definito, per l'hardware va inventariato e quindi quello è evidente, lo metto a inventario e lo metto a bilancio. Se acquisisco un server di cui utilizzo un pezzo ogni tanto, come lo metto nel mio bilancio? Quindi su questo bisogna trovare una risposta e soprattutto poi quali sono le garanzie che avrò, quindi quali accordo di livelli di servizio con il mio fornitore. Ci sono alcuni link che vi ho messo, tanto appunto questi giudici verranno pubblicati. Vi prego di notare che ogni slide ha la licenza Creative Commons, che così come diceva giustamente Mamonucci all'inizio, parlava di condivisione, sharing of knowledge, okay? Condivisione della conoscenza, questi lucidi sono sotto Creative Commons proprio per permettervi di riutilizzarli seguendo le regole di questa licenza, ma sono purtroppo la norma, purtroppo. La normativa italiana, se io non avessi scritto niente, avrebbe fatto sì che questi erano copyrighted, cioè rigorosamente solo miei, e avreste potuto farci qualcosa soltanto chiedendomelo. Con questa avete l'autorizzazione, secondo quelle regole, a copiarli, a utilizzarli, purché seguiate questa licenza. E io vi ringrazio dell'attenzione e non ho altro.